esistono infiniti universi con infinite variazioni. Però ma non mangi il cornicione? Possiamo supporre che esista un universo parallelo in cui i gatti sono dei tappeti. E ti pare normale? Ah, scusa, la parte buona è in mezzo. E come ci piacciono le coccole. E poi questo suo essere un confine fra pizza e non pizza. Ma che confine? Ragazzi, sì, ma secondo voi le pizze sono uguali in tutti gli universi paralleli? The Jackal presenta... Sì, scusa. E intanto nell'universo in cui nessuno ti critica se non mangi il cornicione. Simo, ma non mangi il cornicione? No. Ok. Pizza Multiverse! Il multiverso della pizza. Nell'universo in cui mangiare la pizza è illegale. Fermi tutti, pizzeria! Potete arrestare me, ma non la mia voglia di carboidrati! Lasciatelo andare! Nell'universo in cui la pizza è porno! Allora, così, davanti a noi! Vabbè, siamo tra di noi! Vabbè, ma io metto il gol! Nell'universo in cui i colmi sulla pizza fanno ancora ridere! Qual è il colmo per un pizzaiolo? Qual è? Avere una figlia capricciosa! Nel nostro universo. Avere una figlia capricciosa. Non fa ridere. Ma ancora i colmi proprio. Ma colmo di che cosa poi? Di squallore. Intanto nell'universo di prima. Che ha una diavola per capello. No! Nel nostro universo. Ma queste battute non fanno ridere proprio in nessunissimo universo. La pizza mi volevo mangiare, mi hai rovinato! Intanto nell'universo di prima... Piange ogni quattro stagioni! Ah! Nell'universo in cui la pizza non è stata inventata a Napoli! Ma giù a Napoli, Trim! O so! O mai! E tante altre cose. Nell'universo dove le parole sono pizze! Pecche, funghi, grana, crudo e nudo! Cazzo, ripieno! Pizza! Margherita! In un universo in cui la ricerca ha fatto passi da gigante! Finalmente! La pizza 5 stagioni! In un universo in cui non esiste il delivery! Ma immaginate se ci fosse un'app per ordinare le pizze per farsele portare a casa? Simo, ti vuoi muovere? In un universo in cui sei tu che porti la pizza ai rider! Ecco le pizze! Oh, ma in un universo in cui i rider portano te alla pizzeria! Grazie. Comunque, ragazzi, insisto, secondo me bisognerebbe inventare un'app. Simone, ti muovi! In un universo in cui è accettabile ordinare una margherita e poi chiedere agli altri se scambiano una fetta. Come ne fai assaggiare una fettina? Certamente, nessun problema. Tieni, prendi. No, più piccola, perché no, sono paghina. Posso approfittare anch'io? Ragazzi, mangiatela voi. Nel nostro! No, ma scusa, ma che scambio è? Ma ti ho detto io prenditi la margherita. E quello di prima! Non c'è nessun problema nel prendere una pizza più elaborata e meno scontata della vostra e offrirvela. Nel nostro! È per colpa delle persone come te, la società non va avanti, noiosi, ignavi, mediocri, indecisi. Ma ti pare che io 3 ore a leggermi il menù e poi ti prendi la mia pizza? Ma che faccio i test per te? Ma poi la mia costa pure il doppio. Ma non è per i soldi, è proprio il gesto che mi dà fastidio. Cretino! Nell'universo in cui ogni volta che chiedi una Coca-Cola a una persona in un altro universo svanisce in una nuvoletta rosa. Mi passi la Coca-Cola, per favore? Grazie. In un universo in cui se da bambino i tuoi genitori prendevano le pizze e tu eri disperato! Stasera papà porta le pizze. No, ma io non voglio! Ah, non fare i capricci, lo sai che almeno 2 volte a settimana bisogna mangiare la pizza. No, ma poi non è neanche il mio vero papà! Nell'universo in cui le I sono A! Raga, stasera pazza? Sa! Nell'universo in cui la pizza non è mai stata inventata. Fratelli, l'umanità è giunta al termine. Abbiamo sbagliato qualcosa nel corso del nostro cammino su questo pianeta. Ma esisterà sicuramente un universo in cui l'essere umano sarà stato in grado di creare l'elemento perfetto per non crollare. Per trovare ristoro, amore, armonia. Al nostro universo. Se tu scarti il cornicione, scarti la cultura. O ancora degli universi in cui le porte, per esempio, non si aprono. Amici, tutto questo è... Viviamo davvero in uno dei migliori universi possibili. In un universo dove non si aprono le porte. Fa niente, eh?